Ciao a tutti ragazzi, qui Lenzis.cc, ci troviamo qui in un altro episodio di Minecraft. Come vedete non siamo a casa, c'è un casino incredibile, è colpa del pappagallo. Kit, come fai a essere nella giungla? Eri andato a cercarla ma non l'avevi trovata. Esatto, infatti non l'ho trovata, mi avete dato su Instagram delle coordinate, io le ho, l'ho trovata qui. Adesso però, cioè allora, intanto dobbiamo tenerci questo come punto di riferimento. E c'è un piccolo problema perché ho già finito i blocchi. Giusto, mi ero anche dimenticato che non potevo costruire con questi, però ok. Prendiamo questi, facciamo un po' di parkour. Se ci riesco. Ok, ora saliamo un po', prendiamo le torcine, le mettiamo qui. Sì, comunque il pappagallo l'ho domesticato, lì che fa i rumori del creeper e di tutte altre cose interessanti. Comunque, siamo qui, allora, ho trovato già degli raboscelli, delle fave di cacao. E perché c'è un disco e una targhetta che non sono facili da trovare? Ebbene, il portale sono venuto fuori dal Nether sottoterra e sono finito dentro uno spawner che dopo forse vi farò vedere. Comunque siamo venuti fuori qui, io direi di esplorare un po' la giungla e di trovare un bel posto per costruirci una base, perché sapete che il mio bioma preferito è la giungla ed è bello giocare nella giungla e quindi voglio farmi una base. Tutti sti alberi altissimi. No, aspettate, ditemi se così non è strafico, guarda. C'era anche l'ombra del pappagallo lì. Sì, vabbè, si vede un po' tutto mosso, però è figo comunque. Sì, ho messo le shaders, sono molto belle, carine, coccolose, tutto quello che volete. Però ditemi se magari si muove troppo la visuale. Per me è figo, però ok. È troppo figa anche l'acqua. Forse è meglio giocare senza. Smetti di far rumore del creeper, dove sei pappagallo? Ok, forse è meglio togliere le shaders. Che carino, un altro pappagallino. Questo però è verde, il mio è più bello. Oh, il mio è giallo, più bello. Ok raga, ho recuperato un po' di legna. Io direi, allora, qui ci sono due belle. No, quella è una penisola, quella è un'isoletta. Direi, mettiamoci a farla qua. Così di ignoranza qua, partiamo così. Lo so, è tutto legno sprecato così, però mi piace. Poi una cosa di questo tipo, e così puoi collegarla qua così. Dai, ci sta. Una cosa così. Vediamo 1, 2, 3, 4. Ok, larga 5 è perfetto, quindi qua facciamo un'altra tagnetta ed ecco. Non posso già più salire, ma non uso l'ossidia e non ho neanche altri blocchi, che bello. Prendiamo un pezzo di terra qui, così. Giusto per risalire un momento. Stavo dicendo, per risalire un momento, grazie, molto gentile. Allora, è larga 1, 2, 3, 4 e 5, ok. Quindi qui adesso 1, 3, non serve uno adesso, 4, 5, 5 per 5, 9, 6. Ok, io direi in 5x10 ci sta tantissimo. Però questo va messo per dritta. Lo so che è inutile mettere i blocchi sott'acqua, però voglio che venga bello. E adesso altri 5 per di qua. Comunque poi va il blocco qua. Ah. È
Mi sa che abbiamo già finito i blocchi. Vabbè, il senso è quello di fare una mini palafitta. Quindi adesso distruggiamo anche questo alberello qui. Almeno da finire l'impianto lì. Vorrei farvi notare che io, essendo molto stupido per fare queste cose qui, non mi sono portato dietro l'ascia, quindi sto togliendo tutto quanto a mano. Quella lì poi mi fa luce con l'optifine, quindi non posso lasciarla qui. Quindi vieni su, metti la legna lì e fai il bravo, ok. Quindi adesso me ne servono 8 da fare il lato, più 1, 9. Spacchiamo alberi stavolta, spacchiamo di qua non so. Ah, un altro po'. Che bella sta zona, è piena di pappagalli colorati. Sono bellissimi i pappagalli, vero pappagallo che siete belli? Sì. Ok, non ho finito ancora praticamente nulla, però almeno la base, dai, ecco, è fatta. La base, che tra l'altro ho fatto così. Oddio, ci ho pensato, ma è vero, ve ne vanno due per lato, quindi lì ne mancano ancora 3 di pezzi. Pappagalli, questa non è una sì che continua a cadere. Vabbè, allora, adesso vado a demolire un altro po' di alberi, poi ci rivediamo. Ok, raga, ho demolito un bel po' d'alberi. Ma tanti tanti, eh. E adesso, sì. Allora, qui lo lascio ancora così perché oltre a dover buttare via tutta la roba inutile, tipo il papavero che non mi serve, la carne marcia che non mi serve, riempire il... no, va bene, ne ho già uno, perfetto. Allora, come lo voglio fare sta casa? Allora, intanto trasformiamoci magari in uno stack in legno di giungla. Direi di iniziare a fare tutto il pavimento. Ok. Dobbiamo pensare che questa è una palafitta praticamente, quindi... Ok, e anche questo è fatto. Adesso io direi... Vabbè. Allora, direi di magari salire un po' così, di quanto non lo so. Quanto 1, 2, 3, direi... Ah, ok, 4 è giusto. Quindi 1. Certo che... Ma perché è pieno di pappagalli qui? 1, 2, 3, 4. Ok. Cioè, tutti quelli che ho visto appena usciti i pappagalli non riuscivo neanche a trovarli. 1, 2, 3. E io così mi ritrovo in casa, vabbè che è ancora in fase di costruzione, ma comunque casa. E io direi di mettere anche un po' di torce, ma non qui. Quindi mettiamo un po' di torce tipo qui. E veramente c'è un casino incredibile. Facciamoci po', ma non tantissime, ok, così direi che bastano. Iniziare a metterle così. Ah, come non detto, un'ascia mi sarebbe molto gradita in questo momento, però sono molto assai stupido e l'ho lasciata a casa. Anche se sono utili, le dobbiamo levare. Ok, inizia a piacermi, ha anche effetto, non so perché, di savana, ma ci sta, va bene. Allora, un altro dei nostri problemi è dove mettiamo l'entrata, dove il vetro, dove tutto. Io non posso continuare a cadere, però adesso non posso neanche più fare il parkour della vita. Invece sì, incredibile. Comunque ho avuto una forse un'idea buona. Oddio, con un colpo di shot se mi rimolla. Mi stanno assalendo. Non è vero, non più ora. Qui ci sono i miei amici pappagalli, intanto che continuano a far... Tu sei l'unico che rimarrà con me perché sei bello. Comunque, che ne dici se andiamo dentro casa? Magari? Che ne dici? Che non sta venendo... No, ho avuto un'idea incredibile. E se il titolo facessimo con la paglia? Per me non deve venire male. Poi da qui si vede fuori. Ok. La domanda è, cosa facciamo su sto lato qui?
Perché farlo con gli slab mi sembra troppo brutto. Siccome pari non lo posso dividere, gli slab li ho messi sopra, intanto che potrei anche tagliarli sinceramente, però ok. Non mi stanno attaccando, no, perfetto. Ragazzi, io per questo episodio dico che è tutto, vi saluto, vi chiedo di lasciare... Non ci posso credere. Adesso che ho finito l'episodio finisce la pioggia, dai. Vi chiedo di lasciare like, iscrivetevi. E fate iscrivervi gli amici, che siamo quasi a 400. Sì, siamo quasi a 400, dobbiamo cercare di arrivarci, assolutamente. E quindi lasciate like, commentate. Altro da dire? No, no. Spero che vi sia piaciuto, noi ci vediamo nel prossimo video. Bye, ragazzi.